siamo con Milena Bertolini, CT della Nazionale Femminile, alla quale diamo ovviamente il benvenuto su Woman Times. Grazie per essere con noi, è una grandissima rappresentante delle donne e le voglio subito chiedere, finalmente il calcio femminile ha l'attenzione che merita. Sì, grazie a voi dell'invito, è veramente un piacere far parte con un'intervista di Woman Times. E finalmente il calcio femminile ha lo spazio che si merita, insomma, dopo anni veramente bui, tanti anni bui, dopo quest'estate, estate del mondiale del 2019, insomma, le italiane e gli italiani hanno scoperto il calcio femminile, hanno scoperto questa bellissima realtà. La cosa più grande e più importante è che dopo 20 anni l'Italia femminile è arrivata ai mondiali e voi ci siete arrivate da protagoniste, perché insomma l'obiettivo insomma dei quarti secondo lei era impensabile o è stato un po' una sorpresa? Come avete vissuto questa esperienza? Ma è chiaro che quando tu partecipi a un mondiale sogni di vincerlo, poi fai i conti con la realtà, con il livello del nostro calcio, con il livello del calcio a livello internazionale. Il fatto che tu per 20 anni non sei andata al mondiale significa che le altre nazioni sono molto più avanti di te, hanno fatto progetti importanti, cosa che noi non abbiamo fatto, però questo gruppo di ragazze ha fatto un percorso incredibile nella qualificazione, un percorso dove hanno messo dentro una grande determinazione e motivazione, e quando siamo arrivati al mondiale il nostro obiettivo l'obiettivo minimo era quello di provare a passare il turno, e oltre che aver passato il primo turno da prime, poi abbiamo fatto anche bene agli ottavi in modo inaspettato, e credo che insomma arrivare ai quarti sia stato veramente un miracolo sportivo. Assolutamente. Parliamo un attimo di lei, perché lei è una delle 3 allenatrici italiane a possedere il titolo per allenare una squadra di Serie A maschile. Allora le chiedo, in un futuro magari anche lontanissimo, quale club vorrebbe allenare? Beh, innanzitutto mi auguro che non sia un futuro lontanissimo, ma sia un futuro prossimo, perché significherebbe insomma che in Italia si comincia ad allargare lo sguardo e ad avere una visione più ampia della figura femminile anche in termini tecnici. Poi se dovesse capitare un'occasione del genere la valuterei, poi insomma non lo so quale squadra, innanzitutto vediamo se capita un'occasione del genere e poi valutare la squadra. Non ha importanza tanto la squadra, ma soprattutto l'idea che qualcuno ti possa dare un'opportunità di questo tipo. Beh, ovviamente ci ricorderemo tutti Carolina Morace, no? Allenò la Viterbese, quindi è stata, no, un'allenatrice che un po' ha allenato una squadra maschile. Ma secondo lei sono di più gli ostacoli o comunque il percorso è diverso, è difficile, più è un po' più pericoloso, non lo so. Ma l'esperienza di Carolina è stata sicuramente un'esperienza importante, un messaggio importante per tutte le donne. È chiaro che forse il motivo della scelta di Carolina poteva essere anche per un motivo di immagine. E il problema è soprattutto un problema di tipo culturale. Lo dico da sempre, occorrono dei dirigenti che abbiano una visione futura e vedano nella figura femminile da un punto di vista tecnico una grande risorsa. Avere figure femminili all'interno degli staff tecnici penso sia un'opportunità importante, una ricchezza, perché le differenze arricchiscono. Le donne hanno sicuramente uno sguardo, una modalità, un'interpretazione diversa, che non significa inferiore ma diversa, che può arricchire sicuramente uno staff. Quindi se c'è un dirigente che ha questa visione, questo coraggio, io credo che una donna come prima allenatrice possa portare delle cose in più. Lei ha scritto un libro dal titolo Giocare con le tette, che racconta proprio i pregiudizi praticamente maschilisti. Ce lo vuole raccontare? Lo vuole dire. Io non l'ho scritto, l'ho curato. E chi l'ha scritto è un anonimo.
L'ho curato nel momento in cui ero presidente della Fondazione per lo Sport di Reggio Emilia nel 2015 ed è un libro, fa parte di un progetto. L'idea era, visto che a Reggio Emilia nel 2016 c'è stata la finale di Champions League, una manifestazione bellissima femminile tra Lione e Wolfsburg, l'idea era, in qualità di questo mio ruolo politico, era quello di promuovere un progetto sullo sport al femminile a Reggio Emilia e quindi partire col calcio femminile. I proventi di questo libro andavano e vanno a finanziare questo capitolo per lo sport, per promuovere lo sport delle donne. È un libro molto bello, di cultura, molto colto, dove ci sono aspetti antropologici e sociologici. Il titolo è un po' una provocazione. Parla della storia del calcio femminile e parla soprattutto del fatto perché il calcio femminile è così discriminato, era così discriminato, ed era anche un po' una risposta alle frasi di quel periodo di Bellolli, che allora era il dirigente della Lega Nazionale Dilettanti, che disse questa frase infelice: basta chiedere sempre soldi per queste quattro lesbiche. Oppure anche frasi di altri dirigenti che dicevano: ma pensavamo che le donne fossero handicappate a giocare a calcio, invece non è così. Quindi era un po' una risposta a queste frasi. Ed è un libro che racconta del perché in Italia ci siano tutti questi pregiudizi. È anche ironico. E se io avessi messo come titolo Storia del calcio femminile, probabilmente non l'avrebbe letto nessuno. Mettere questa frase è provocatoria, ma allo stesso tempo questa frase è un pregiudizio, perché io, come tantissime mie colleghe, negli anni in cui abbiamo giocato a calcio, ci siamo sempre sentiti dire questa frase: ma come fate a giocare a calcio con le tette? Frase che, se tu giochi a pallavolo, se tu giochi a basket, se tu giochi a tennis, non ti senti dire. Allora, parliamo un attimo di razzismo, perché di pochi giorni fa si è tornati a parlare di razzismo. L'attaccante nigeriana della Juventus, Aluko, ha denunciato Torino, una città razzista. In realtà poi ha rettificato le sue dichiarazioni, va via dalla Juventus, probabilmente andrà via anche per motivi personali, però comunque il razzismo è sempre intorno al calcio, siamo lì sempre a dare messaggi contro il razzismo, però è ancora una piaga che non si riesce a debellare. Allora, le parole di Aluko vanno ascoltate. Il fatto che lei abbia posto questo tema è perché l'ha vissuto sulla sua pelle, quindi probabilmente a Torino ha vissuto questo aspetto, quindi questo non va negato, ma poi non va neanche estremizzato, nel senso che Torino è una città razzista. Però il tema c'è sui campi di calcio in Italia, il razzismo c'è, non va negato, e vanno prese delle posizioni forti e decise contro il razzismo, e soprattutto bisogna cominciare ad agire in termini pratici, quindi attraverso punizioni forti e poi attraverso tutto quel percorso che richiede più tempo, che è un lavoro di prevenzione, come chiamo io, e quindi lavorare sulla cultura, lavorare sull'educazione e lavorare sulle società sportive, sui dirigenti. Lo dico sempre che il calcio femminile può insegnare tanto e può contaminare il calcio maschile, perché nel calcio femminile non ci sono episodi di razzismo. Probabilmente noi veniamo da anni di discriminazioni e quindi abbiamo un senso dell'accoglienza e del capire le difficoltà dell'altro maggiore. Torniamo a voi, i vostri prossimi appuntamenti? Ma i nostri prossimi appuntamenti saranno di un 2020 molto impegnativo, perché faremo un torneo dell'Algarve, un bellissimo torneo di valore assoluto, dove ci saranno le nazionali più forti al mondo. Lo faremo a fine febbraio e primi di marzo, in preparazione delle partite di qualificazione ad aprile contro Israele e Bosnia, e poi avremo giugno e settembre due partite importantissime con la Danimarca, che fa parte del nostro girone che vede la qualificazione della prima per i campionati europei, che ci saranno nel 2021 in Inghilterra, e da lì passano poi le migliori seconde. Quindi insomma, per noi sarà un percorso difficile per qualificarci a questi europei, che saranno una manifestazione bellissima
credo ancora più bella del mondiale, e, però insomma le ragazze hanno una grande determinazione e vogliono prendersi questo palcoscenico come si sono prese quello del mondiale. Quindi puntate a vincerli questi europei? No, innanzitutto puntiamo a qualificarci, che come dicevo prima è molto difficile. E intanto quello è il primo passo e poi non voglio pensare troppo avanti. Invece cosa pensa del girone dell'Italia, parliamo dell'Italia maschile, a questi europei? Beh, diciamo che è stato un girone sulla carta buono perché abbiamo evitato le superpotenze, però è chiaro che quando si parla di girone di un campionato europeo non c'è nessuna partita facile e credo che tutto dipenderà da noi. Però la nazionale di Mancini ha fatto un percorso importante, per questi ragazzi, per questi giovani credo che l'europeo sia una vetrina importante e avranno le motivazioni a mille per poterlo fare bene. Giochiamo in Italia, insomma, quindi ci sono tutte le condizioni per poter dare tutto e fare bene. Quindi lei crede che l'Italia di Mancini finalmente tornerà sul tetto del mondo dopo la crisi, dopo la grande crisi? Beh, ha già dimostrato in questo suo percorso di aver cambiato l'inerzia, ha portato entusiasmo, ha portato un modo di fare calcio diverso, ha portato anche l'aspetto della bellezza del gioco, che è un aspetto importante. E credo insomma che è un girone che se noi lo affrontiamo al massimo lo potremo passare e poi anche insomma è un percorso che ci può portare vicino alla fase finale, quindi insomma questa nazionale potenzialmente può arrivare nelle prime quattro potenzialmente, e se dovesse riuscire ad arrivare nelle prime quattro vuol dire aver fatto tantissimo. Una curiosità, lei si sente col CT, non lo so, vi scambiate dei consigli oppure non è la prassi? No, diciamo che noi quando ci incontriamo e ci vediamo a Coverciano o in momenti diciamo istituzionali facciamo sempre delle belle chiacchierate di calcio dove parliamo. Chiedo consigli a lui, lui chiede a me, insomma c'è uno scambio, ma Mancini da questo punto di vista ha dimostrato di avere una grande sensibilità, una grande attenzione verso il mondo femminile, ma verso tutto ciò che è discriminazioni o questo, diciamo, mondi che trovano difficoltà a trovare spazio. Dal campionato che cosa, diciamo, che indicazioni sta traendo? Comunque ci saranno delle sorprese, non so, più in là? Diciamo che il campionato si sta definendo, nel senso che la Juventus è sicuramente la squadra più forte, la squadra che adesso come adesso ha la maggiore possibilità di vincere il campionato perché è una squadra molto attrezzata, forse anche costruita per la Champions, un peccato che sia uscita al primo turno. È un campionato più equilibrato, più competitivo rispetto agli anni passati, credo che per il secondo posto ci sia più chance per più squadre, il Milan, la Fiorentina, la Roma. E poi ci sono delle squadre che ad oggi sono un po' una sorpresa, che stanno facendo un bellissimo campionato e sono l'Empoli e la Florenza San Gimignano, che si trovano in una posizione di classifica buona, ottima rispetto a, insomma, diciamo, al parco giocatrici. Allora io la ringrazio, naturalmente le lascio l'ultimo messaggio perché ormai il calcio femminile ha preso il volo, lo possiamo dire, andrà sempre più in alto, la ringrazio per essere stata qui con noi su Woman Times e lancio pure un messaggio a questo punto ai telespettatori, a coloro i quali insomma, andranno a vedere le partite, le vostre partite, quelle della nazionale ma anche quelle del campionato. Sì, io dico di seguire il calcio femminile perché il calcio femminile sarà il calcio del futuro. È un calcio che esprime valori importanti, esprime bellezza e riconcilia un po' tutti con il senso dello sport e del gioco. Quindi dico di andarla a vedere perché quando si va a vedere una partita di calcio femminile si vive una giornata di gioia, di serenità e di sport vero. Grazie.